Radiosa Music. Lo so, ci state seguendo in tutta Italia sul canale 123. Se avete lo Smart TV con il tasto rosso, noi, ecco, siamo a casa vostra da ogni parte d'Italia. Questo è il Gin Tonic, seconda parte, con la rubrica Tra le righe sveleremo chi è la simpatica presenza femminile. Radiosa Music, in radio, in TV e sulla nuova app. Beh, abbiamo ancora negli occhi e nelle orecchie la bellissima esibizione all'Eurovision di Diodato, di questa Fai Rumore, che purtroppo lui ha dovuto cantare all'Arena di Verona, perché non si disputò un vero e proprio Eurovision. Pensate alla potenza della musica, di quanto sia importante la musica. Glielo chiederò anche alla prossima ospite, che di solito io le donne non le faccio aspettare, però purtroppo l'ho fatta aspettare 2 settimane. Quindi saluto Sara Scalera, buonasera. Buonasera. È piacere di averti qui tra noi. Diciamo che credo che la musica abbia questo potere mediatico, ma credo ancora che libri, musica e tramonti siano il modo migliore per cambiare il mondo. Questo l'hai detto tu ed è bellissimo. È così. E brava Sara, brava. Una verve romantica. Sì, no, voglio chiederti appunto di questo potere della musica, ma anche dei libri, dell'essenza dell'arte, praticamente, secondo te. Sì, vabbè, i libri fanno un po' viaggiare tutti, no? Sia con le parole che con la mente, che con gli occhi, ovunque. E poi penso che un buon libro unisca sempre un po' tutti. Ecco, e poi, come abbiamo detto più volte, anche con chi ti ha preceduto, e lo dico anche io perché in queste settimane la lettura mi ha fatto molto compagnia, non solo ti è allenata la mente, ma ti fa entrare nelle storie, e ogni storia è un film tuo che vai a vedere e vai ad immaginare. È così, infatti il libro che oggi ho scelto parla proprio di questo. È una storia comunque comune, che però ti fa molto pensare e la vivi tu stessa quando vai a leggere quelle pagine. Ecco, e qual è il libro di questa sera? È tratto da una letteratura americana, ed è Stoner di John Williams. Non so se si vede oppure portate il libro. Eccolo qua, lo vediamo, certo. È un libro un po' particolare, che all'inizio sembrerebbe un po' noioso, però vi assicuro che è una grande rivelazione, perché è una storia comune di altri tempi, però molto, molto formativa, molto romantica, fatta di alti e bassi. Il protagonista è proprio William Stoner, che nasce in una fattoria alla fine del 1800 in Columbia, quindi nel Missouri, dove praticamente non c'è niente se non campagne e praterie, più o meno così il Missouri. E parla proprio di questo ragazzo che vive in campagna, da una famiglia di fattori, e grazie a Shakespeare capisce che lui gli piace letteratura, e quindi, anziché diplomarsi in agraria, continua i suoi studi e si laurea in letteratura, diventando poi un professore universitario di letteratura. È un po', no? Cioè, per i tempi è un po' un riscatto sociale molto, molto interessante, molto bello pure da analizzare, visto nei giorni d'oggi, no? Come, come anche all'epoca si poteva cambiare, come anche all'epoca c'era un riscatto sociale, c'era un cambiamento diciamo di quello status quo, che forse per alcuni versi poteva essere segnato, no? Certo. E invece
e invece c'è questo cambiamento che poi ti fa riscoprire che anche grazie alla lettura, soprattutto alla lettura, questo giovane protagonista capisce che la sua vocazione non è nei campi, ma è all'interno, è fare l'insegnante, quindi anche evocare la propria passione per i libri. Ecco, che poi ricordiamolo, cioè, gli americani, gli statunitensi sono molto legati a questa cultura della terra, della fattoria, insomma hanno all'interno della loro propria cultura anche letteraria, voglio dire, i film, i romanzi quasi sempre sono ambientati, hanno come location proprio le praterie, le fattorie. Eh sì, è vero, è una caratteristica soprattutto degli anni, dei film, tu mi pare dei film western degli anni 70. Ma non solo, cioè, Via col vento, voglio dire, c'è sempre una location americana dove, a parte, voglio dire, quelli più recenti dove ci sono le piscine, le palme, ma di solito se andiamo indietro nel tempo, sia nella letteratura che nei cinema, nei film, c'è appunto questa voglia di legarsi e ambientarsi al mondo della terra, che è un po' quello che ti è successo anche a te, perché tu tra gli ulivi, giusto? Tu arrivi dagli ulivi, sì. O sbaglio? Sì, arrivo dagli ulivi e vivo in Puglia, questo a Carovigno. Carovigno, ecco, la bellissima Carovigno. Che c'è di così caratteristico all'interno di Carovigno? Il castello. È comunque un borgo semimedievale, c'è un bellissimo castello, oltre che una delle marine più delle marine delle riserva di Torre Guaceto, quindi è un paese che vive tra ulivi e le onde del mare, insomma. Allora, ricordiamo qual è il libro di cui abbiamo parlato in questa puntata? Stoner di John Williams. Ecco, vuoi leggere una riga oppure te la senti? No, lasciamo tutto sospeso perché non c'è un punto, si svelerebbe troppo. Io ve lo consiglio di leggere perché veramente vi prende molto questo libro e capirete come, anche se sono passati più di 100 anni, la vita, cioè, è una storia normale che sembra quasi attuale. Allora, è un libro da leggere per sentirsi giovani, nonostante i 100 anni di questo libro. Certo, come se attivi. Chissà che non mi fa sparire qualche capello grigio. Comunque, io ti ringrazio, Sara. Grazie davvero. È un piacere. Spero di riaverti presto all'interno della nostra rubrica. Chi c'è la prossima settimana? Lo scoprirete la prossima settimana, a sorpresa. A sorpresa, va bene, grazie. Molto misteriosa la nostra Sara. Ogni giovedì sera è tempo di Gin Tonic con Gino Stigliani. Un appuntamento unico per vivere storie, interviste esclusive e news dai territori di Puglia e Basilicata. Gin Tonic, in diretta ogni giovedì, in radio, in TV e sull'app di Radiosa Music.